Sì, è evidente, siamo in una fase ancora una volta straordinaria della vita del paese, della vita dell'umanità, stiamo gestendo ancora una pandemia pesante, che ovviamente da crisi sanitaria continua ad essere anche una crisi di valori, continua ad essere anche una crisi economica importante. Bisogna cambiare i paradigmi di crescita del paese, stiamo registrando, nonostante importanti segnali sul piano della crescita, che l'occupazione però non aumenta. Quindi, come abbiamo più volte detto, aumenta il PIL, ma la crescita in termini di salari per i lavoratori, di occupazione, di sana e buona occupazione, sotto questo aspetto non risponde alle aspettative che noi avevamo. Quindi dobbiamo ritarare i nostri interventi. Abbiamo fatto uno sciopero generale nel quale abbiamo chiesto al governo di assumersi la responsabilità di fare investimenti che vadano nel senso di dare risposta alle fasce più deboli, ai lavoratori, ai pensionati, ai tanti giovani che continuano a non vedere nessun tipo di risposta rispetto ai loro bisogni, rispetto alle loro aspettative di vita. E quindi noi facciamo una discussione con la CGIL nazionale, si sta tenendo in tutta Italia, ovviamente una discussione di questo tipo, anche per tarare e rivedere i nostri meccanismi organizzativi e poter meglio agire rispetto anche ai cambiamenti del modello di sviluppo che noi chiediamo, rispetto anche ai cambiamenti dei modelli organizzativi di lavoro. Molto banalmente, diciamo, lo smart working, ma anche l'attività da remoto, tante attività che si sono modificate in relazione alla pandemia, con le quali dobbiamo continuare a convivere e dovremmo convivere probabilmente anche dopo il superamento, speriamo prestissimo, della pandemia, di fenomeni che ormai fanno parte della vita quotidiana e delle modalità nuove di lavoro. Beh, c'è bisogno che anche l'organizzazione, la CGIL, si riattrezzi per meglio affrontare questi meccanismi. Molto banalmente noi diciamo che ci vuole una CGIL ancora più vicina al territorio, ci vuole una CGIL ancora più vicina ai lavoratori, ci vogliono investimenti, risorse anche in termini tecnologici per adeguare meglio la struttura organizzativa alle nuove sfide del paese, per dare migliori risposte più adeguate ai lavoratori, ai cittadini e soprattutto ai tanti giovani.